influence. I say the world's already far, I'm just adding to it. They say I'm suicidal, teenagers suicidal. Come on, do as I do, go ahead, get mad and do it. That I'm a bad influence. I say the world's already far, I'm just adding to it. They say I'm suicidal, teenagers suicidal. Come on, do as I do, go ahead, get mad and do it. Hand me an eight, beat me up and land me in space. I'ma sit on top of the world and shit on Brandy and Mace. I'm more than ill, scarier than a white journalist, than a room with Lauren Hill. Human horror film, but with a lot funnier plot. And people to film me, cause I'ma still be the mad rapper, whether I got money or not. As long as I'm on pills and I got plenty of pot, I'll be in a canoe paddling, making fun of your yacht. But I would like an award for the best rapper to get one mic and a source and a wardrobe I can afford. Otherwise, I might just end up back striking it forward. And you wonder what the fuck I need more Vicodin for. Everybody's pissing me off. Even a no-limit tank looks like a middle finger sideways, flipping me off. No shit, I'm a grave danger to my health. Why else would I kill you and jump in a grave and bury myself? People say that I'm a bad influence. I say the world's already far, I'm just adding to it. They say I'm suicidal, teenagers suicidal. Come on, do as I do, go ahead, get mad and do it. Just let it go. People say that I'm a bad influence. I say the world's already far, I'm just adding to it. They say I'm suicidal, teenagers suicidal. Come on, do as I do, go ahead, get mad and do it. I'm the illest rapper to hold the corners, patrolling corners, looking for hookers to... Ebbene, bene, stiamo dando il nostro meglio, le persone sono quelle che sono, ma va bene, ci accontentiamo di quello che c'è. Fa molto caldo, quindi magari la gente è un po' restiva nel venire, però va bene, grazie. Mauro, tu cosa mi dici? Cerchiamo di accontentarci. L'organizzazione, grazie a Davide per questa magnifica sagra, è un incanto, come potete vedere non manca nulla e speriamo in seconda serata, dai. Claudio per l'Etiopia è nato soprattutto per fare del volontariato nei paesi dell'Etiopia, ma non ci siamo fermati a questa grossa emergenza nel nostro paese che è l'Italia, in particolare in Emilia, dove è accaduto quello che tutti sappiamo e quindi nel contesto noi abbiamo detto diamo una mano anche a loro. Se riusciamo, comunque una mano grazie a voi, grazie ai vostri aiuti, grazie alle vostre donazioni. E per questo motivo ci siamo organizzati, ci siamo più che altro appoggiati a una grossa iniziativa realizzata in prima persona da Alessio, che è questa persona a fianco a me, che semplicemente adesso vi spiegherà il tutto e facciamo anche vedere due immagini, visto che siamo andati in Emilia a dare degli aiuti. Prego Alessio. Grazie Davide, buonasera a tutti, sono Alessio Marrari di cittadinovara.com, sito di informazione novarese. Come diceva Davide e anticipava Mauro prima, noi siamo stati in Emilia Romagna perché abbiamo ricevuto, ve lo dico in parole povere, sarò brevissimo e sintetico, abbiamo ricevuto una richiesta d'aiuto da una ragazza emiliana, Silvia Bello, residente a Novara, la quale mi contattava sul sito internet cittadinovara.com per dire che aveva comunque dei problemi a casa, a Rovereto sulla Secchia. Perché abbiamo sposato questa iniziativa e abbiamo deciso come sito internet di andare in Emilia Romagna, di raccogliere aiuti di prima necessità con i novaresi che ci hanno fortemente supportato, ci hanno donato beni di prima necessità come spazzolini, dentifrici, bagnoschiuma, che noi abbiamo consegnato direttamente nelle mani dei cittadini di Rovereto sulla Secchia, questo paese in provincia di Novi. Intanto stanno dando le immagini del nostro viaggio in Emilia Romagna. Al che io mi sono rivolto alla Pro Scorpion, qui presente abbiamo Alessandro Groggio come elemento del gruppo Scorpion più giovane, responsabile Sandro Bertone in prima persona, ci hanno supportato come potete vedere, abbiamo caricato tre camion che Claudio per l'Etiopia ha donato, ci hanno aiutati a caricare, ci hanno aiutati nel nostro viaggio, abbiamo fatto una colonna di 10 macchine più o meno. Siamo andati in Emilia Romagna e abbiamo consegnato tutto nelle mani dei cittadini. Claudia, qui presente, è una persona cittadina novarese che ha sposato anche l'iniziativa di cittadinovara.com del gruppo Scorpion di Claudia per l'Etiopia. Quindi vorrei dare la parola a Claudia per far capire a ognuno di voi quanto sia stato importante e quanto sarà importante
la raccolta per l'Emilia Romagna, per come noi abbiamo trovato, in che condizioni abbiamo trovato, proveremo sulla sedia. Allora, un brevetto sulla sedia, tutti hanno bisogno di tutto, dallo spazzolino da denti agli insetticidi, perché purtroppo vivendo anche, mettendo le loro tende in campi normalissimi, in campi non trattati, convivono giorno e notte con qualsiasi tipo di animale. Noi abbiamo portato giù di tutto, ma la loro richiesta più grossa è stata l'acqua, perché c'è carenza a non più finire, soprattutto con questo caldo, le bibite energetiche per gli anziani, per i bambini, loro si preoccupano nonostante tutti i loro problemi, dei bambini e degli anziani, e gli insetticidi. Ognuno, anche Novara, magari ha portato una sola cosa, ma se ognuno portasse una cosa si potrebbero aiutare tutti. Là la situazione è veramente insostenibile per chiunque, immaginatevi con questo caldo sotto le tende, senza, ma le tende le canadesi, oppure il camion in lamiera con dentro due materassi e una coperta, pochi alberi, tanto sole, quindi qualsiasi cosa là è di assoluto bisogno, sempre. Noi cerchiamo di continuare a farlo finché qualche cosa là non si muoverà, per il momento non si muove ancora niente e quindi sta al buon cuore di tutti noi poterle aiutare. La raccolta continua, il gruppo Scorpion, del quale fa parte Alessandro, Tullio, Michela, Deborah, che sono seduti qui tra di voi, tra il pubblico, e continueranno la raccolta il venerdì dalle 9 a mezzanotte in via Bonzanini numero 9 a Novara. Invece Claudia per l'Etiopia raccoglierà qui a Cameri qualsiasi tipo di bene di prima necessità. Loro hanno bisogno di integratori, hanno bisogno di bevande come succhi di frutta, zucchero, perché sotto le tende, noi ci siamo stati due domenica fa, sotto le tende ci sono 50 gradi. In Emilia Romagna c'è veramente bisogno. Dicevo, loro raccoglieranno il martedì e il venerdì dalle ore 17.30 fino alle 22.30 presso la loro sede. Sicuramente un'azione come quella che abbiamo fatto noi può lasciare dei sospetti, dice, ma questa roba andrà. Noi abbiamo fatto un filmato insieme a loro, voi conoscete loro, loro sono stati di Roma. Tre camion di roba, siamo stati noi in Emilia Romagna, non abbiamo consegnato alla protezione civile, non abbiamo consegnato a nessun tipo di associazione, abbiamo consegnato nelle mani dei cittadini di Rovereto. C'è la gente dove abbiamo scaricato noi, quindi va a ritirare, e noi abbiamo dato tutto quello di cui avevano bisogno. Quindi questa raccolta continuerà, andrà avanti, ripeto, il venerdì presso il gruppo Scorpion di Novara, dalle 9 a mezzanotte, anche una sola cosa a testa, una sola cosa, sicuramente andrà a qualcuno che ne ha bisogno, e ripeto, martedì e venerdì dalle 17.30 alle 22.30 presso la sede di Claudia per l'Etiopia. Noi nel mese di luglio, intorno alla metà di luglio probabilmente, torneremo giù in Emilia Romagna e attenzione, filmeremo nuovamente quello che voi state vedendo, cioè il disastro, quelle immagini che ho realizzato io entrando in una casa, era implosa le pareti, il tetto, e abbiamo soccorso gente che per tre settimane non hanno mai visto nessuno. Le prime persone che hanno visto siamo stati noi che siamo andati a soccorrere, e porteremo anche una doccia a questi signori qui, proprio quelli in queste immagini, porteremo una doccia perché loro stanno bevendo l'acqua del loro pozzo. È la casa della Perpetua di Don Ivan, il prete di Rovereto che è morto per salvare la Madonnina. Sono proprio i signori che prestavano servizio in parrocchia. Li abbiamo filmati noi, questi sono filmati integrali e amatoriali. Noi torneremo giù in Novara, cittadinovara.com, sito di informazione, Claudia per l'Etiopia e Casa Alessia Onlus, associazione abbastanza conosciuta a Novara. Saremo quattro entità novaresi che si faranno carico successivamente, quando i mass media locali smetteranno di riprendere, di mandare in TV questa povera gente, saremo noi a continuare a servirli fino a quando il paese non sarà a posto. Io non vi annoio oltre, vi ringrazio di avermi sopportato, vi do la parola a Davide, buonasera a tutti.